Ma come rispondo in italiano, scusate. Come avete visto, le previsioni per la crescita dell'Italia sono più o meno in linea con quelle dell'Eurozona e dell'Unione Europea. Se forse uno 0,1 meglio della media europea o della media dell'Eurozona. Quindi non dobbiamo dare di queste previsioni un'interpretazione particolarmente negativa perché fanno parte di un contesto che è quello che abbiamo presentato oggi, che è un contesto che riguarda l'insieme dei paesi europei. Le cause di questo rallentamento in Italia sono probabilmente diverse e sono descritte anche nei nostri documenti. Io direi, menzionerei per così rapidamente tre o quattro cose. La prima, che riguarda tutti i paesi, è il calo della domanda interna, quindi dei consumi interni. La seconda, che riguarda l'Italia in modo particolare, ma non solo l'Italia, riguarda ancora di più la Germania, è la difficoltà dell'industria, che oggi anche l'Istat ha rilevato un'ora fa, e la contemporanea difficoltà nei mercati globali, quindi nell'export, che è molto importante per noi. In terzo luogo, direi certamente che la stretta monetaria, che influisce sulla crescita di tutti i paesi, ha un ruolo forse particolare in un paese in cui, diciamo così, dal finanziamento delle banche dipende molto degli investimenti in economia, relativamente più che in altri paesi europei. E infine, ma questa è una storia che riguarda tutti i paesi europei, la eliminazione di misure straordinarie di sostegno all'energia o all'economia durante il Covid può contribuire a questo rallentamento. Ma ripeto, il rallentamento è un rallentamento non particolarmente italiano, che coinvolge diversi paesi e io ho fiducia che l'economia italiana, come ha mostrato in tante occasioni, possa reagire in modo positivo.